Negli episodi precedenti. Siamo a Lanzarote e noleggiamo un'auto per 8 euro al giorno. Buongiorno a tutti ragazzi e bentornati sul canale. Nel video di oggi concludiamo la serie relativa a Lanzarote, l'isola canaria che abbiamo trattato negli ultimi mesi. Nel precedente video avevamo visto la spiaggia segreta di Lanzarote, per chi se lo fosse perso andate a vederlo sul canale, e oggi quindi vediamo altri luoghi molto interessanti e poco conosciuti. Vi mostrerò dei luoghi segreti che non molte persone conoscono sull'isola. Ma prima, se non l'avete ancora fatto, mi raccomando, iscrivetevi al canale per seguire i nostri prossimi viaggi. Seguiteci anche su Instagram e su TikTok. Il primo luogo di cui vi voglio parlare, che avrete già intravisto nei precedenti video, sono le Dunas di Famara. Come sapete, Famara è una località di mare nella zona nord-ovest dell'isola di Lanzarote, dove tra l'altro c'è anche una delle spiagge più famose, Playa de Famara, ossia la spiaggia più grande dell'isola e anche una delle migliori. Esattamente nell'area dove vi abbiamo mostrato dove si può posteggiare l'auto, proprio a ridosso della spiaggia, si trovano proprio le Dunas di Famara, che non sono grandi come le Dunas di Corralejo, però sono sicuramente un paesaggio particolare da vedere nell'isola. Noi le abbiamo esplorate un pochettino, già che ci trovavamo in spiaggia, non ci aspettavamo di trovare questo paesaggio così particolare e così vicino. Sicuramente queste dune rendono molto più particolare anche il paesaggio della spiaggia di Famara. È un luogo poco conosciuto, ma da visitare e vedere sull'isola di Lanzarote. Adesso vi parlo di due punti panoramici molto conosciuti sull'isola. Sono due mirador che si trovano proprio al di sopra della scogliera di Famara. Sicuramente tra i due più conosciuto è il mirador del Risco de Famara, chiamato anche il Bosque Siglio, che si trova a 480 metri di altezza e offre forse uno dei punti panoramici migliori sull'isola, dove potete ammirare la spiaggia di Famara dall'alto della sua scogliera. Dovete sicuramente raggiungerlo in auto, c'è un itinerario da fare passando per Aria. E sicuramente è meglio andarci durante le giornate di bel tempo, perché di solito, essendo un punto così in alto vicino all'oceano, c'è moltissimo vento e si trova al di sopra anche delle nuvole. Per raggiungerlo dovete passare per una strada sterrata di circa 500 metri in salita e arriverete a un punto dove c'è un parco pubblico, dove potete anche lasciare l'auto, non ci sono molti spazi. E ci sono più viste panoramiche in questa zona. Forse la parte più conosciuta è proprio Cueva de las Cabras, che è famosa anche sui social, che è praticamente questa roccia che crea un effetto ottico e sembra quasi restare sospesi di fronte alla spiaggia di Famara. Il secondo punto panoramico di cui vi parlavo prima si trova vicinissimo al Bosque Siglio, sono circa 2 km di distanza, ed è il Mirador d'Ermita de las Nieves. Personalmente è quello che preferisco tra i due e si trova vicinissimo a una chiesa chiamata appunto Ermita de las Nieves. Forse questo è il punto panoramico dove si ha il miglior tramonto dell'isola. Si trova nella parte più alta della scogliera. Il posto rispetto al Bosque Siglio è molto più tranquillo e meno affollato, molte meno persone lo conoscono e si trova appunto in uno spazio aperto. Oltre a questa chiesa c'è anche il punto più alto dell'isola di Lanzarote, che si chiama Peñas del Chache, però non potete accedervi perché c'è un sistema di sorveglianza dell'esercito spagnolo. E anche qui avete una vista spettacolare sulla spiaggia di Famara e si trova quindi a 600 metri d'altezza, anche più alto rispetto al Bosque Siglio. Inutile dire che anche qui il vento tira fortissimo, quindi prestate sempre comunque molta attenzione. Un altro paesaggio molto particolare che non molti conoscono sull'isola sono le Salinas de Anubio, cioè le saline di Anubio, che sono anche le più estese di tutte le isole Canarie. Si trovano vicinissimo alla località di Playa Blanca, proprio la incontrerete durante l'autopista per arrivare verso questa parte di isola. Sono ancora attive ancora ad oggi per quello che fu il principale prodotto dell'isola fino anche a pochi decenni fa, su cui si basava l'intera economia di Lanzarote. Sono state dichiarate sito di interesse scientifico perché la particolarità di questa zona, che potrete visitare durante gli orari di apertura, che se non sbaglio dovrebbe essere fino alle 17. E come sapete il paesaggio di Lanzarote è quasi tutto prettamente di origine vulcanico e anche in questo caso queste Salinas di Anubio si trovano proprio in una laguna che fu creata dalle eruzioni vulcaniche dell'isola, che diede origine a questa barriera di lava che sbocca proprio sul mare. Forse uno dei paesaggi dal punto di vista culturale più ricchi dell'isola e vi consiglio sicuramente di non perderlo durante la vostra visita dell'isola di Lanzarote. Un altro mirador molto interessante, e questo praticamente nessuno lo conosce,
non si trova in alto, ma bensì in basso, alla nostra altezza, è il Mirador de Acercamiento, che è praticamente questo punto da dove potete vedere un panorama surreale su una spiaggia vicinissima all'aeroporto, anzi proprio attaccata all'aeroporto di Lanzarote. Più che un punto panoramico, direi che è un punto di osservazione per gli aerei in atterraggio e decollo dall'aeroporto di Lanzarote. Noi l'abbiamo scoperto quasi per caso, ci trovavamo, alloggiavamo a Puerto del Carmen, che è vicinissima alla zona dell'aeroporto, e a Playa Honda. Ho scoperto questa spiaggia da dove potete immortalare, scattare delle foto pazzesche sugli aerei in atterraggio e decollo. L'aeroporto è proprio attaccato alla spiaggia. Vi sembra quasi che gli aerei passino sopra la vostra testa. Noi personalmente abbiamo perso qualche ora per scattare e fare qualche video un po' particolare su questo punto di osservazione. E non è neanche molto affollato, moltissime persone non lo conoscono. E se avete abbastanza tempo durante il vostro soggiorno a Lanzarote, vi consiglio di farci un salto. L'ultima attrazione segreta dell'isola di Lanzarote, come avrete intuito dalla copertina, è la Telamon, che viene anche chiamata la nave fantasma di Lanzarote, che si trova nei pressi del porto di Arrecife, quindi la capitale dell'isola, ed è stata abbandonata lì in seguito a un naufragio avvenuto nel 1981. Quindi sono più di 40 anni che si trova nei pressi del porto di Arrecife ed è ormai diventata un'attrazione dell'isola. Moltissimi turisti si avventurano addirittura all'interno per vedere questo relitto abbandonato. E la storia è molto particolare perché è una nave che fu costruita nel 1954, naufragò sull'isola di Lanzarote, in realtà tra l'isola di Lanzarote e l'isola di Fuerteventura, in seguito a una tempesta. Era partita con un carico dalla Costa d'Avorio, batteva bandiera greca, era una nave greca, in direzione di Salonico. In realtà si arenò proprio nei pressi delle isole Canarie, in seguito a una tempesta. La nave subì grossi danni e fu costretta a cambiare direzione verso le isole Canarie. Si arenò nei pressi di Lanzarote fino ad arrivare tra le coste di Lanzarote e Fuerteventura e gli chiese il permesso per entrare all'interno del porto di Arrecife, che fu negato perché pensarono all'epoca che potesse bloccare l'attività del porto avendo subito così tanti danni, e quindi fu trainata da un peschereccio fino al porto di Arrecife e lì rimase, perché sono più di 40 anni il relitto si trova in quella posizione ed è rimasta tale uguale a quell'epoca. E potete accedervi tranquillamente entrando appunto nella zona del porto di Arrecife, e si trova proprio nei pressi di una spiaggetta, e addirittura molta gente si avventura all'interno per vederla più da vicino, in quello che ormai è diventato un mistero dell'isola. Questo è tutto, con questo video abbiamo concluso la serie relativa a Lanzarote. Per chi si fosse perso i video precedenti, andate sul nostro canale, seguiteci, così non vi perdete altri video su quest'isola canaria così particolare. Non dimenticatevi di seguirci anche su Instagram e su TikTok, dove pubblichiamo costantemente dei video, anche su altre destinazioni ovviamente. Vi ringraziamo per il sostegno e ci si vede al prossimo video.